Patrick Cutrone tra i convocati del Como in vista della partita interna con il Venezia, in programma domenica alle 16:15 allo stadio Sinigaglia. Il bomber azzurro, reduce da un lungo infortunio, molto probabilmente partirà dalla panchina, ma il segnale è comunque importante. La squadra ritrova infatti uno dei suoi uomini di maggiore rilievo in una delle sfide più attese di questa stagione. Nel gruppo anche Moutir Chaya, che fino all'ultimo è stato in dubbio. E proprio per dare la giusta carica agli azzurri, nella mattinata di sabato l'allenamento di rifinitura si è svolto allo stadio, con una parte della seduta aperta al pubblico. Un bagno di folla per i giocatori, che al termine si sono sottoposti ben volentieri al rito delle foto e degli autografi. Una bella iniezione di energia per l'ambiente. L'Ariani carichi dopo la vittoria in trasferta a Lecco, un secco 3-0, e al quarto posto con 49 punti alle spalle di Parma, 59, dello stesso Venezia, 51 e della Cremonese, 50. Il 28° turno di Serie B è già iniziato. Nelle prime gare successo del Parma Terni per 3-1 e passo falso del Palermo, superato per 4-2 da un Brescia in crescita. Sprofonda il Lecco, fanalino di coda, battuto per 1-0 a Bolzano dal Sud Tirol. Per la squadra blu-celeste si annuncia un nuovo cambio di guida tecnica. Nella domenica del torneo cadetto sono da seguire con interesse, per la parte alta della classifica, Modena-Cremonese e il derby calabrese-Cosenza-Catanzaro. Dopo la gara interna con il Venezia, il ciclo di ferro del Como non sarà terminato. Sabato prossimo alle 16:15 la formazione di Mister Ozier Roberts è infatti attesa a Cremona per un appassionante nuovo derby lombardo.